Il convegno dell'associazione anti-racket vede la presenza delle istituzioni ma anche di tanti cittadini. Qual è il ruolo che devono svolgere le associazioni sul territorio? Le associazioni sul territorio svolgono un ruolo importante, direi quasi un servizio di prossimità, di sussidiarietà con lo Stato, perché devono, conoscendo l'humus territoriale di riferimento, devono accompagnare la vittima alla denuncia, devono accompagnare la vittima nella costituzione di parte civile e anche eventualmente nelle istanze di accesso al fondo di solidarietà. Sono sicuramente coloro che possono stare più vicini ai commercianti, agli imprenditori e a tutti coloro che sono vittime di richieste estorsive ed usurarie. La commissione che lei presiede in questi ultimi tempi sta attivando delle iniziative per quanto riguarda questo territorio? Noi ci preoccupiamo di erogare degli indennizzi. In sede centrale presiedo l'Osservatorio Nazionale e stiamo cercando anche di individuare, anche attraverso una nuova metodologia che ha messo in atto l'Istat, quindi studiare meglio il fenomeno dell'usura, ma soprattutto andare ad adottare quei correttivi alle attuali norme, la 108 del 96 e la 44 del 99, che possono ancora meglio incentivare la denuncia. Visto da un occhio da più lontano, questo territorio dal punto di vista della criminalità che ruolo ha? È pervasiva, ecco, che ruolo ha nell'ambito nazionale? È una criminalità nota a livello nazionale, come tutti sappiamo, è una criminalità pervasiva, però dalle parole che sono state espresse stasera dal procuratore lascia ben sperare che tanto lavoro è stato fatto, che abbiamo un territorio che risponde, parlo di Vieste dove c'è l'associazione anti-racket che risponde bene a quello che è il contrasto alla criminalità organizzata e anche la comunità.